it by Norma Jean. Though I never knew you at all, you have the grace to hold yourself while those around you crawl. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid, a candle that I'm lonely for, a legend never lived. Loneliness will stop, it's not a stroke you ever played. Hollywood created a superstar and paying the price you paid. Even when you die, all the prayers still haunted you. All the papers had to say was that Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid, a candle that I'm lonely for, a legend never lived. Goodbye, Norma Jean. Thought I never knew you at all. You had the grace to hold yourself by those around you crawl. Goodbye, Norma Jean. From the young man in the 22nd row, who sees you something more than sexual, more than just our Marilyn Monroe. Like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid, a candle that I'm lonely for, a legend never lived. Amici carissimi del Tino e delle Erminia Carugati, buongiorno, ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per il nostro tutorial del venerdì. Ho oggi un pezzo veramente straordinario, a dir poco, al di là dell'artista che è uno dei personaggi che veramente possiamo dire ha segnato il mondo della musica mondiale. In particolare questa Candle in the Wind è una canzone meravigliosa, tratta da un altrettanto meraviglioso album, parliamo di Goodbye Yellow Brick Road, che è un album del 73, di cui facevano parte una miriade di canzoni, una più bella dell'altra. Già noi facemmo... cosa facciamo, Ermina, di quell'album? Proprio per Goodbye Yellow Brick Road. Quello. No, Blue Eyes è un altro... Non dire stupidaggini, Blue Eyes è un'altra roba, questa qui è Goodbye Yellow Brick Road. No, c'erano dentro
la stessa Goodbye to Big Road, Funeral for a Friend, piuttosto che Benny and the Jets, tutti brani che poi divennero singoli. Roy Rogers Harmony, I've Seen That Movie Too, Jamaica Jerkoff, la famosa Saturday Night or Rye for Fighting, ovviamente il brano più rock. È un, possiamo dire, fu un concept album in qualche modo. E la particolarità fu quella che venne registrato in, possiamo dire, in due sessioni. La prima a Kingston in Giamaica. Oddio, lì non è che venne registrato, ma tutta la band di Elton John, la band di allora, ma che è ancora quella di oggi, fatto salvo il bassista che morì nel 92, di Murray. Era composta appunto dallo stesso Murray, con Nigel Olson alla batteria, David Johnston alla chitarra, Bernie Taupin è il paroliere immancabile, Elton John appunto, tutti insieme andarono dapprima appunto a Kingston in Giamaica, dove racconta Elton John che compose la maggior parte dei brani con un piano elettrico in due giorni, immaginiamoci, capolavori del genere, ma era in un momento di vena creativa veramente straordinaria Elton John. La situazione a Kingston non era delle migliori, perché fuori c'era l'esercito addirittura, e quindi Elton John e la sua band pensarono bene di andarsene a un certo punto. Le registrazioni ebbero luogo in realtà in un castello francese, adibito appunto a studio di registrazione, dove la band stette 12 giorni e dove vennero realizzate 21 tracce, 17 delle quali poi vennero inserite in questo album doppio. Elton John non era molto favorevole all'inizio al fatto che l'album fosse doppio, perché doppio significava anche costare il doppio, ma mai si sarebbe immaginato, credo nemmeno lui, che l'album, va bene, costava di più, ma era talmente bello che vendette una marea di copie e stette nelle classifiche tantissime settimane. L'ho già detto, mi ripeto, perché a un certo punto uno invecchia e diventa monotono, ma quest'album è stato per me, proprio per me, fondamentale. Mi venne regalato. Io non sapevo nemmeno chi fosse Elton John, avevo 13 anni. E dissi, ma chi è che schi? È in milanese. Già parlavo milanese a 13 anni. No, mi sorprese il fatto che in copertina c'era questo individuo con gli zatteroni che entrava, faceva finta di entrare in un muro, che poi era una strada disegnata su questo muro. Va bene, lo misi su, e da che lo misi su non lo tolsi più dal giradischi, perché veramente un album straordinario che mi insegnò letteralmente, quante volte l'ho detto, mi dovete scusare, ma Elton John per me è stato un maestro. È stato un maestro proprio ascoltando il suo pianismo, il suo modo di suonare il pianoforte, nel rock oltretutto. Fu uno dei primi a farlo. Il rock sino ad allora significava chitarra sostanzialmente. Lui no, introdusse il pianoforte perché pianista era. Quindi questo album, che è rock sino a un certo punto, perché è pieno di ballad, una di queste è proprio questa, Candle in the Wind. Candle in the Wind, come saprete tutti, non parla di Marilyn Monroe, ma parla della morte di Marilyn Monroe, come dallo stesso Bernie Taupin dichiarato. Venne poi ripresa al funerale di Diana Spencer nel 97. Taupin cambiò leggermente il testo, e quel singolo, parliamo del 97, quindi non è roba così lontana nel tempo, vendette 40 milioni di copie e a tutt'oggi è il 45 giri più venduto nella storia. Il reprise di una canzone, tra le altre cose. Va bene,
Allora, va detta un'altra cosetta, anzi un paio di cose, anzi tre, che è disponibile la base MIDI di questa Candle in the Wind. Ho fatto poi un MP3 dove ho escluso la voce dell'Erminia, e va bene, se ne può fare anche meno, no? Ma ho mantenuto i cori, sto scherzando, elimino la voce dell'Erminia perché chi vuole usufruire può avere una base di pianoforte con i cori, perché è un brano molto corale, come peraltro molti altri brani contenuti in Goodbye Yellow Brick Road, e quindi chi vuole può prendersi la base MP3 e cantarci su o farne quello che vuole. È disponibile anche lo spartito, quindi più di così, voglio dire, non si può. Che cosa volevo ancora dire? Ecco, semplicemente che per problemi di vocalità abbiamo con il transpose alzato il brano, anzi l'ho fatto in fase di editaggio del medesimo. Il brano originale in Mi, e oggi lo suoneremo in Mi, e quindi l'Erminia sarà un po' grave. E in realtà lo avete sentito nel videolino, è fatto in Sol. Io suono Mi, ma in realtà suona un Sol, perché lo abbiamo alzato di un tono e mezzo. Ma dicevo, oggi lo facciamo in Mi e non perdiamoci in altre chiacchiere, perché ne ho fatte già abbastanza, ma insomma Goodbye Yellow Brick Road è considerato veramente un album che ha segnato un'epoca, su Rolling Stones, andate a vedervi tutte le più autorevoli riviste di musica mondiale e ci troverete da qualche parte questo disco, perché è stata una pietra miliare veramente. Eccoci alla tastiera. Allora, Mi maggiore, tonalità certamente più chitarristica che pianistica, ma Elton John l'ha fatta in Mi. Va detto che questo brano è costituito da, possiamo dire, una strofa, un inciso, che si ripetono tre volte, senza nessun ponte, senza nessuno special. C'è una intro di piano che adesso vediamo, e nient'altro, è molto corale, infatti io vedrò di fare anche i cori per quello che mi è dato di possibile dalla mia, come dire, opacissima voce. Allora, dicevo, il brano è in Mi ed è strutturato in strofa e inciso, ma gli accordi, ecco, questo è un classico esempio di brano per niente ricco di armonie, le armonie che noi andremo a suonare in buona sostanza sono in Mi, che è il primo grado della tonalità, La, che è il quarto grado, quindi Si, che è il quinto, e andremo in Do diesis minore, relativo minore di Do diesis. Questi sono quattro accordi e sono gli unici che andremo a trovare nel brano. Ci sarà un Mi preso con la terza al basso, ma sempre di Mi parliamo. Ok, direi che ho detto tutto e vado con quella che è la intro fatta da Sir Elton John, Sir Reginald Dwight, questo era il suo vero nome, ed è 47, ha 74 anni Elton John, madonna mia. Va bene. Hold yourself while those around you grow. Crawl out of the woodwork and they whisper into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind. Set in, and I would like to know you when I was just a kid. A candle burn out, never did. Ecco, abbiamo fatto tutto.
quarto strofa è inciso, perché da qui il brano si ripete in toto. Quindi, visto ciò, visto tutto in pratica. Allora, la intro ci vede partire non con il Mi centrotonale, ma con la sua dominante, che è il Si, dove andremo a fare questo. Andremo sul La. Dobbiamo far cantare in pratica questo La, Sol, Fa, Diesis, Mi, e quindi lo facciamo con accordi di La, di Mi, con la terza al basso. Ecco, mi ero dimenticato, qui c'è un Fa diesis minore settima. E ritorniamo sul Mi, quindi così. Pam, 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 pam. Si ritorna sul Si. E andremo a rifare in pratica la stessa cosa, facendo però cantare... Qui sono le chitarre, nella realtà, che vanno a fare questo riff. Sarebbe meglio preso così, però così più facile. Le note sono La, Do, Sol, Diesis, Si, Fa, Diesis, La, Mi e Sol. Pa, 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 pa. Questa è appunto l'intro. Andremo ancora sul Si. Il brano entra. Goodbye, no, imagine me to another La. Oh, yeah, I'm the grace to hold yourself. Ecco il Mi con la terza al basso. Run the crew. Eccoci ancora sul La. Torneremo in Mi. And the whisper into your brain set you on the treadmill. Stessi accordi, eh? The major change. In pratica qui la strofa è finita, inizia l'inciso. And it seems to me, inizia con un Si sempre dominante del nostro Mi. You live your life like a candle, Mi, candle in the wind. Suoneremo adesso un La mantenendo pedale di Mi. Never knowing who to cling to. Ancora La con basso Mi. When the rain set in. Andremo in Si. And I would like to know you. La, quarto grado del nostro Mi. But just a kid. Do diesis minore, relativo minore, di Mi. You can burn out long before. Si. Your legend. La. Every day. Andremo a ripetere quello che abbiamo fatto nella intro, quindi La, Mi con Sol diesis al basso e Fa diesis minore settima, dove facciamo cantare la tonica e il Fa diesis. Andiamo sul Mi, sul Si e ripetiamo. Andiamo avanti. The tightest rope you ever played. Only we created a superstar. I'm paying the price you pay. Even when you die, all the press still haunted you. All the papers had to say was that Marilyn was found in. Just a Marilyn Monroe.
no, 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 ti fermi e vai avanti. You can burn out. Ma più che altro perché qui c'è quello che è il reprise, è l'unica cosa che varia. Alla fine viene detta due volte l'ultima frase e su questa frase il brano si conclude. Allora, il tutorial è finito, ma perché proprio non c'è molto altro da dire a livello di armonie, sono talmente semplici. Sono quattro accordi, mi ero dimenticato il fa diesis minore, che naturalmente viene creato sul secondo grado se noi armonizziamo la scala di mi, ovviamente è un brano pop, armonizzando la scala a quattro voci, il primo accordo è un mi major 7, ma qui lo trattiamo quale triade, così come gli altri. Non c'è neanche un accordo di settima, like a candle in the wind, let me know we know to cling to when the rain set in, doing lots of night about just a kid, candle burn out long before you legend every day. Quindi brano veramente molto semplice, ma come a volte, non sempre, accade, brani con poche armonie ma ben strutturati, ben cantati, con un significato. Poi qui si parla di Marilyn Monroe, un mito della cinematografia mondiale, quindi con la quale ebbe una morte disgraziata. Per cui tutto questo con la voce unica di Elton John, non dimentichiamoci che eravamo nel 73, questo disco, questo brano è veramente un capolavoro, è un gioiello veramente della musica. Non ho detto due cose ancora importanti, che ho suonato mentre questo era il do centrale e che i BPM del brano sono 62. Brano, dicevo, è disponibile, del quale è disponibile base MIDI, base MP3 senza voce, spartito. Detto questo, detto tutto, mi avvicino alla Erminia. Allora, grazie per essere stati con noi intanto. Vi do al solito, vi dico il personaggio che intervisterò domenica, si tratta di Federica Camba, che si fa chiamare La Camba e che è una cantautrice, cantante, ma soprattutto autrice di tanti brani che sicuramente avete sentito, di Alessandra Amoroso, di Elodie, di Masini, mi pare anche di Raff, non vorrei dire una stupidaggine, ma perché l'intervista l'abbiamo fatta un paio di mesi fa. Quindi ci sarà La Fede domenica, e poi la domenica è giorno di fede, voglio dire, se non si ha fede la domenica non si ha più. Noi non ce l'abbiamo neanche la domenica. Va bene, allora, amici carissimi, ci vediamo senz'altro venerdì prossimo. Grazie per essere stati con noi. A presto con il Tino Calocati.